Beh, sicuramente un impegno importante come lo era domenica scorsa. È chiaro che parliamo di Coppa Italia, quindi dopo 3 giorni, e quindi oggi sicuramente c'è qualcuno che ha qualche acciacco, ma indipendentemente da questo cercheremo di utilizzare come sempre un po' tutta la rosa, anche per dare la possibilità a chi ha giocato meno di esprimersi in questa partita, che comunque è una partita tosta, partita che noi affrontiamo per cercare di passare il turno. Speriamo che nei 95 minuti il campo ci dia ragione. Beh, è chiaro che inizialmente gli stimoli sembrano inferiori, perché beh, sappiamo che la Coppa è sicuramente importante a livello di obiettivo, però alla fine porta a poco. E sappiamo pure che noi domenica abbiamo la nocerina dopo aver affrontato la Virtus in casa domenica scorsa, quindi cercheremo di utilizzare al meglio la rosa in queste partite e ottenere il massimo da tutte le partite. Ma noi, per noi ogni partita, la mentalità deve essere quella sempre di fare il massimo in ogni partita, e quindi andiamo domani a Francavilla sapendo di trovare una squadra arrabbiata per quello che è successo domenica scorsa e dove siamo riusciti noi a spuntarla, quindi cercherà di vendicarsi anche se in coppa, cercherà in tutti i modi di vincere questa gara, ma troverà di fronte a sé dei ragazzi che hanno fame, hanno voglia di dimostrare che siamo un gruppo dove al di là di chi scende in campo gli obiettivi sono sempre gli stessi, le idee sono le stesse, non cambia niente, dobbiamo soltanto cercare di metterci più cattiveria, soprattutto per qualche ragazzo più giovane che domani avrà la possibilità di giocare, e quindi mi auguro che dal punto di vista della cattiveria ci sia già un segnale importante da parte di tutti. Ma sì, perché poi c'è un po' di acciacchi, quindi dobbiamo anche inevitabilmente, ne parliamo poco, ma noi andiamo avanti, sapete di Mancini che si è operato al tendine, quindi starà fuori ancora 30 giorni, sapete della situazione anche di Silvestro, di qualcun altro che ha qualche acciacchino, ma stanno rientrando un po' tutti piano piano, ma noi non, ripeto, domani cercheremo di mettere chi sta meglio, chi ha più gamba, chi non ha acciacchi, chi può spingere, poi chiaramente poi ci sono gli avversari e ci auguriamo che nei 95 minuti si riesca a prevalere. Ma sì, Dieng domani è disponibile, ci serve perché sappiamo anche dell'infortunio di Angelo. Sarà un infortunio lungo, abbiamo la fortuna che Davide si sa adeguare già domenica scorsa, è entrato a terzino, quindi dobbiamo cercare di avere più possibile la rosa è contata, quindi sia dietro come davanti sicuramente arriverà un altro calciatore, come tutti sapete, quindi stiamo cercando di riempire la rosa per andare avanti fino alla fine e magari passando anche il turno in Coppa. È la prima volta che ci ritroviamo ad andare in trasferta senza i nostri tifosi, che in trasferta come in casa si fanno sentire, perché a Matera le emozioni che abbiamo provato sotto la curva con i ragazzi che fanno 2 gol sotto di loro domenica scorsa, sotto la curva lo stesso, quindi per noi anche a Ischia mi sembra, abbiamo fatto 3 gol tutti al secondo tempo sotto la curva, se proprio devo analizzare quanto è importante la presenza dei tifosi. Domani non ci saranno, è successo qualche altra volta, anche negli anni passati, ed è andata, speriamo che vada bene pure stavolta. Ma le risultanze sempre per i ragazzi, perché sono ragazzi che veramente lavorano con grande abnegazione, si stanno bene insieme, avevano bisogno di un risultato ancora più importante, perché già la domenica precedente, però sai, poi averne due consecutive, farne due consecutive è un motivo di autostima impressionante per loro. Trovi conforto anche per tutto quello che tu fai e che si fa in settimana, e quindi è un gruppo che secondo me può solo crescere sia all'interno che all'interno dello spogliatoio che sul campo, e quindi contentissimo per i ragazzi, per i tifosi, però come ho detto a loro bisogna tornare alla realtà, oggi è martedì, azzerare tutto e domani abbiamo già un'altra battaglia.